Bene, siamo live. Buonasera a tutti. Siamo qui Buonasera con Roberto. Gaetano Bruno per l'ennesimo episodio di Restart, che è il format di incontro, di divulgazione, di riflessione di Utopian. Questa è una puntata particolare perché risponde un po' a un'esigenza. Anche a una certa urgenza, se vogliamo. Noi siamo abituati a fare puntate di Restart, di questo ciclo di webinar, ogni lunedì sera alle 21, ma oggi è mercoledì, non è lunedì. Abbiamo chiesto a Gaetano, nostro socio peraltro, Gaetano Bruno, esperto di conservazione documentale, esperto di processi, di piattaforme digitali per i servizi pubblici, di parlarci di un tema caldissimo. Caldissimo per due ragioni, che vedremo chiaramente con Gaetano, però una di queste due ragioni, possiamo dirlo, è l'intervento della Presidente della Commissione Europea oggi, la von der Leyen, suo primo intervento State of the Union, che è stato incentrato su due temi ben precisi. Uno è se vogliamo, la cura di una transizione ecologica efficace, e l'altro invece il digitale. Entrambi visti come strumenti per una maggiore equità all'interno dell'Unione Europea. E parlando di digitale, la von der Leyen ha detto data first. Quindi tutto nasce dai dati. E noi stasera parleremo di cosa? Di libera circolazione dei dati. Questo è un primo motivo. Il secondo motivo è che oggi in Italia, da pochissimi giorni, veramente pochissimi giorni, abbiamo uno strumento nuovo che disciplina determinati tipi di circolazione, diciamo così, trattamento dei dati, che si va ad aggiungere in modo anche costruttivo, anche positivo, al complesso di strumenti normativi che abbiamo in Italia. Gaetano, innanzitutto grazie per essere qui. Se ti Grazie a te. presenti rapidissimamente. Sì, sono un consulente aziendale e collaboro attualmente con Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, e abbiamo affrontato da recente l'aggiornamento delle nuove linee guida, delle ex ormai regole tecniche sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico. Ma la chiacchierata di oggi parte da un po' da lontano, quella che vorremmo fare con voi, perché effettivamente ci siamo resi conto che in questo periodo quanto più vera è la circostanza per cui la libera circolazione di dati è fondamentale in questo periodo, e quindi il ricorso ovviamente sostanzialmente a dati che possono essere accessibili a tutti in ugual modo e in maniera facile. Per cui anche le linee guida evidentemente nuove, quella sulla gestione del documento informatico, devono, e come è stato giusto così, devono essere, sono state aggiornate proprio in considerazione anche della libera circolazione dei dati, che sappiamo essere quella personale, quella dei dati non personali, che è evidentemente ben regolata dai regolamenti appunto europei. Volevo però sostanzialmente concentrarmi con voi per un aspetto estremamente interessante che prima con le regole tecniche non era stato sufficientemente attenzionato, cioè il fatto che evidentemente la circolazione dei dati deve essere libera. No, lo dico questo perché nonostante, non so adesso se riuscite a vedere l'articolo 4 del regolamento, quella sulla libera circolazione dei dati non personali. Ecco, questo articolo dice una cosa evidente e chiarissima al comma 1. Gli obblighi di localizzazione dei dati sono vietati, a meno che ne siano giustificati dei motivi di sicurezza pubblica nel rispetto del principio di proporzionalità.
E finalmente ci è voluto un po' di tempo perché anche noi evitassimo di scrivere nelle nostre linee guida che invece i server, per ciò che attiene alla conservazione del dato, devono essere localizzati sul territorio italiano. E quindi questo già vi ho accennato ad una primissima grande modifica che evidentemente è molto importante proprio in quest'ottica, no? Quella che consentirebbe poi, innanzitutto c'è un risparmio anche in termini evidentemente da parte dell'amministrazione, perché non si esclude che vi siano dei fornitori in tutta Europa che abbiano dei costi anche diversi per ciò che attiene alla conservazione del dato, e poi perché evidentemente è caduto un altro tabù, quello dell'accreditamento dei conservatori, Roberto, che è quello, cioè, per cui tipico dell'Italia, per cui se devi erogare un qualsiasi servizio ti devi consorziare, devi costituire un albo, devi costituire un gruppo con determinati requisiti che devi poter far valere in tutti i termini, e quindi evidentemente questa cosa qui è sicuramente pesante da fare. Da digerire anche, no? Un po', se vogliamo, per la mentalità e per la struttura del mercato italiano, del mercato degli operatori italiani legati alla conservazione. Sì, sebbene già si era fatto un bellissimo passo avanti, in verità, già con le due circolari di Agid, per ciò che attiene anche ai servizi in cloud, anche la conservazione può andare in cloud, giustamente, ancora di più di quanto, insomma, non era stato già ribadito in passato, per cui anche questo è un aspetto estremamente interessante e innovativo di queste nuove linee guida. Quindi, come vi stavo dicendo, noi l'Europa anche in questo senso ci ha chiarito, badate bene che ci sono questi due regolamenti che trattano questa libera circolazione dei dati, ed è inutile che voi diciate sì, va bene, sono dati della pubblica amministrazione, d'accordo, ma sono dati della pubblica amministrazione che evidentemente poi motivi di ricerca, di studio, di indagini statistiche e quant'altro possono e devono essere liberamente circolare. Infatti poi la sfida maggiore, sai, Roberto, sulla quale evidentemente anche alcuni enti pubblici stanno lavorando, è quello, cioè, di individuare delle piattaforme dove sia possibile, già in parte sono state individuate, si intende, delle piattaforme dove sia possibile, accessibile a tutti con facilità, accessibile il dato, l'informazione, sì. Per cui evidentemente questo va in questa direzione. Ma poi... E del resto, scusa Gaetano, io poi... Perdonami, ma mi sentirò poi in diritto di interromperti liberamente, perché vorrei che fosse, sì. Infatti ti ringrazio anche per la flessibilità, perché vorrei che questa fosse anche una chiacchierata, visto che tu hai una enorme esperienza su questi temi, e che però appunto sono temi, se vogliamo, molto densi. Non so se tutti quelli che ci ascoltano in questo momento hanno contezza di quelle due o tre cose che bisogna sapere per capire bene di cosa stiamo parlando. Tu parlavi di dato non personale, perché, come sappiamo, facciamo un attimo un passo indietro, no? Il dato personale chiaramente è regolato, certamente il dato personale è regolato dal GDPR, e quindi è un regolamento, quindi si applica in quanto tale, magari con un coordinamento, con un accordo con le norme nazionali. Per i dati non personali chiaramente la ratio è completamente diversa, no? Ed è ovvio, secondo me, però correggimi se sbaglio, che il dato, in quanto capitale liquido, no? In quanto ricchezza, deve circolare per produrre profitto. Sì. Questa secondo me è una visione che già Hayek, no? Von Hayek, il famoso economista di scuola austriaca, aveva anticipato nel suo, credo, un paper del 48 sul trattamento economico degli asset immateriali, degli asset informativi. Il dato è un asset informativo e in quanto tale appunto ha delle dinamiche che possono essere descritte e spiegate in termini economici. E se vogliamo forzare un po' i termini della questione, farlo circolare, farlo girare, è un modo appunto per estrarre del valore da quel dato.
Non so se questo, se ti trovi d'accordo su questo. Come non so, vabbè, a parte che ovviamente io sento un po' di rimbombo nella mia voce, vabbè, poco importa, provo. No, io ti sento chiaramente. Ah, ok, questo è importante, che voi sentiate bene. No, sicuramente questo è ben noto alle aziende private, evidentemente, questo lo sappiamo molto bene, no? Il valore del dato, dell'informazione, non personale, personale, ma poi sicuramente è un obiettivo anche dell'ente Stato, cioè allora noi sappiamo l'archivio centrale di Stato e come tutti gli altri archivi centrali che sono sparsi sul territorio nazionale hanno l'obbligo, fra l'altro, quello di mettere a disposizione il documento amministrativo, il documento di proprietà dello Stato dei vari enti a livello storico, evidentemente la loro conservazione è una conservazione perenne. Però non è una conservazione fine a se stessa, è appunto, come si stava dicendo prima, una conservazione finalizzata alla ricerca, all'uso statistico, alla visualizzazione, quindi evidentemente alla conoscenza. Ora, c'è uno sforzo molto importante dell'Archivio Centrale di Stato verso questa direzione, ad esempio, per cui sì, sicuramente quello che dici tu è correttissimo, e poi... cioè, dal momento che evidentemente tutte le conservazioni, tutti i documenti sono in formato elettronico e la conservazione ne consegue che deve essere in formato elettronico, è evidente che anche la sua visualizzazione deve essere accessibile, aperta, facile, come del resto si è detto prima. Quindi è uno sforzo che sta facendo effettivamente il governo in questo senso, e speriamo che poi si arrivi, perché la conservazione perenne è un altro argomento che non viene dibattuto a sufficienza, nel senso che evidentemente sappiamo di dover conservare per tempo la documentazione amministrativa, però poi quando la si deve poter, come stavo dicendo prima, rendere visibile, accessibile a tutti, e questo è ancora un passaggio che deve essere fatto. Quindi, ecco, non ti sento io. Perché ovviamente sono caduto nel più classico dei tranelli, no? della videoconferenza, avevo il microfono disattivato. No? Mi chiedevo se secondo te può aver senso ritrovare un fondamento, una radice anche di questa nuova impostazione alla circolazione dei dati gestiti dalla pubblica amministrazione, anche nell'articolo 97 della Costituzione, no? Quello che dice, che recita, insomma, i pubblici uffici cosa fanno? Devono essere organizzati in modo che siano assicurati il buon funzionamento e l'imparzialità dell'amministrazione, cosa che tu ottieni non soltanto da un punto di vista organizzativo, ma ottieni anche da un punto di vista informativo, quindi conoscenza dei dati e dei flussi di dati che si muovono all'interno della pubblica amministrazione. Sia efficienza sia imparzialità dipendono anche dalla conoscenza all'esterno, appunto, dei flussi informativi, dei flussi di dati. Sì, ma noi effettivamente da questo punto di vista non possiamo negare che è stato fatto un bel passaggio in avanti già da un po' di tempo, perché ovviamente se uno basta leggere la carta della cittadinanza digitale, così rubricato l'articolo 1 della legge 124 del 2015, che ha dato una delega, ha fornito una delega al governo per la riorganizzazione amministrativa del comparto amministrativo. Beh, tra i principi, il numero primo, l'articolo 1, è veramente... insomma, importante, perché recita proprio il diritto di accedere a tutti i dati, la piena realizzazione del principio innanzitutto digitale, quello a cui ti riferivi tu nell'audizione di questa mattina della Presidente della Commissione Europea. Oggettivamente questo è un argomento, un principio che è evidente, è noto, ed effettivamente da questo punto di vista non si è fatto uno sforzo enorme nel legiferare in questo senso. Anche il CAD, evidentemente, sempre più recentemente, all'articolo 1 ha detto che in tutti i rapporti con tutti i soggetti di cui l'articolo 2, che cioè sostanzialmente con tutti i soggetti dello Stato, ma anche con società partecipate, quindi private anche, bisogna poter consentire in modo accessibile ed efficace a chiunque di usare soluzioni e strumenti digitali. Per cui da questo punto di vista veramente non ci sono più scusanti, non ci sono più scusanti, e in un certo qual modo si è ritenuto a quel punto, proprio perché le regole tecniche sulla formazione del documento informatico
erano nate nel 2013-2014, si è ritenuto di doverle aggiornare. E in effetti in questo senso si è fatto un bel passaggio in avanti per quanto riguarda proprio anche la facilità di accesso. Per esempio, un aspetto interessante, le regole tecniche sono state pubblicate sul sito e poi si è data comunicazione in gazzetta ufficiale della pubblicazione sul sito delle regole e delle linee guida. È un'innovazione anche questa, cioè in effetti è sicuramente un modo anche, diciamo, più efficace, più veloce, più immediato di pubblicizzare le nuove linee guida. Quindi oggettivamente in questo senso si va verso una direzione corretta. Certo, ancora si devono fare tanti ancora passaggi, soprattutto proprio a livello, sicuramente nelle nostre scuole, evidentemente, bisogna fare in modo che effettivamente un divario non ci sia più o esista il meno possibile. Però, ecco, quando si è arrivato a decidere che l'accreditamento non dovesse esistere più tra le società che offrono il servizio della conservazione per la pubblica amministrazione, capisci bene, Roberto, che è caduto anche lì un tabù che è importante, cioè è veramente importante, per cui si è fatto un bel passo in avanti, ecco, io ritengo di sì, ecco. Quando parliamo di accreditamento possiamo raccontare un po' più nel dettaglio cos'è, perché secondo me questo è un passaggio molto delicato e che ci permetteva di fare una considerazione tra poco. Ma sì, ma si è detto sostanzialmente, si diceva prima una cosa con l'accreditamento, ecco, se tu società privata vuoi offrire un servizio di conservazione del documento amministrativo informatico della pubblica amministrazione, evidentemente devi avere una serie di garanzie da poter appunto mostrare, tali per cui evidentemente noi, da un punto di vista, cioè la pubblica amministrazione deve poter essere sicura del fatto che questa documentazione non si perda, non venga manomessa. Quindi il principio evidentemente è correttissimo. Però se voi leggeste per esempio proprio un lenzuolo che è stato steso precedentemente col vecchio regolamento secondo il quale bisognava avere una solidità finanziaria importante, molto importante, a livello infrastrutturale avere evidentemente una struttura pure anch'essa molto importante, a livello gestionale, questo senz'altro, a livello di sicurezza, a livello di figure, per carità, e di certificazioni. Ora, non è che tutto questo sia completamente sperito, perché è evidente che la pubblica amministrazione per conservare i propri documenti deve poter pretendere un minimo di serietà. Non a caso effettivamente comunque sono rimasti quei requisiti di qualità, sicurezza e organizzazione che dovranno comunque esistere evidentemente, però molti meno, molto molto di meno, possono essere fornitori anche esterni, e questo è appunto quello di cui parlavo prima, i server possono non risiedere sul territorio nazionale, e quindi si potrebbe dire banalmente può essere sufficiente evidentemente anche una certificazione ISO. Tanto e comunque ed è possibile, del resto lo dice anche il regolamento europeo, è possibile che fra stati effettuare quelle verifiche sul posto, sul luogo, circa l'attendibilità e la sicurezza dei data center, e questo è sempre comunque possibile evidentemente. Non è che perché il mio dato risiede a Parigi io non posso accedere lì nel database, nei server appunto del mio fornitore. Io lo pago, evidentemente posso sempre fare una audit, diciamo, di secondo livello e verificare la qualità del servizio che acquisto. Quindi fondamentalmente la sicurezza si è voluta appuntato fondamentalmente lato organizzazione, che è giusto che sia evidentemente così, e poi è una sorta di controllo che comunque deve poter esistere ugualmente tra committente e fornitore, come è giusto che sia in ogni caso, cioè è fuori discussione, ecco, da questo punto di vista si dovrà implementare un'attività di controllo diversa ma comunque necessaria, quello senz'altro. Quindi si implementa una governance più leggera,
però si dà più spazio ai meccanismi tipici del mercato per selezionare soggetti di qualità. Fermo restando che chiaramente alcuni requisiti, come appunto quelli della slide, no? Appunto, la ISO 27001-27071, sono appunto sono previsti dalla norma. Sì, però è il mercato a selezionare. Ma è come giusto che sia, perché evidentemente poi sono servizi a pagamento, che evidentemente questo è importante. E poi comunque dove sta scritto che non si possa garantire l'autenticità, integrità, affidabilità anche attraverso questi sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni, sia nel dominio logico che fisico e organizzativo. Quindi bisogna spingere evidentemente anche ad un'attività di controllo anche sul posto. Però capisci che è un audit più vero, più concreto, cioè ad un certo punto, sai, la solidità finanziaria sì è importante, evidentemente, perché non posso proprio rivolgermi al fornitore. Alla salubiere sotto casa, certo. Per conservare i documenti di... Però oggettivamente non ci possono essere paletti di questo genere così importanti. Il fatto che bisogna per forza stare in un elenco, ecco, l'Europa giustamente ha detto basta questi elenchi per cui bisogna stare là dentro, ed evidentemente l'albo fornitori esiste ed è sempre esistito, per carità, però non è escluso che si possa fare in maniera più soft, ecco, sicuramente individuando alcuni requisiti, pochi, precisi, attendibili, che abbiano una rilevanza internazionale, questi come quelli che leggete voi qui adesso, per esempio, e questo è fondamentalmente quello che si può e si deve poter fare, ecco, sostanzialmente. Quindi questa è una grandissima veramente novità, che infatti poi insomma dovremmo però fare in modo, almeno per quanto riguarda questo l'Italia, poi dovremmo fare in modo comunque di valorizzare quanto fin qui fatto dalle società che hanno provveduto fino adesso alla conservazione permanente dei documenti della pubblica amministrazione, perché evidentemente comunque non è che le infrastrutture ne avremo sempre di bisogno, e quindi fondamentalmente poi comunque è giusto che quello che è stato fatto fino adesso non si butti via del tutto, è solo una questione, diciamo, più formale. Più formale. Comunque c'è un elemento positivo, dal mio punto di vista, tra tutti gli altri, che vale la pena anche di sottolineare, cioè il fatto che il fornitore, quindi chi conserva il dato, pur risiedere nel territorio nazionale, quindi sì, esatto, quindi si abbandona un po' questa idea che è assolutamente obsoleta della sovranità nazionale, la sovranità digitale su base nazionale. Oggi si parla di sovranità digitale europea. Io ho le mie riserve anche su quel concetto, però magari non è questa la sede per parlarne, però sicuramente la sovranità su base nazionale non ha più alcun senso all'interno dell'Unione Europea, altrimenti come possiamo pensare di costruire un mercato unico se continuiamo a ragionare, no, in termini appunto di confini nazionali? Quindi ben venga anche questo punto della nuova norma, quindi l'eliminazione del vincolo per i conservatori di risiedere. Esatto, perché poi comunque sai, sarebbe stato facilmente aggirabile ugualmente questo, diciamo, ricoglio, perché poi metti il servizio in cloud ed è fatto, eccolo lì, che poi evidentemente anche quando il fornitore ti forniva l'applicazione da utilizzare sul cloud, evidentemente poi vai tu a capire dove poi fisicamente il pacchetto di versamento che tu avevi, il pacchetto di distribuzione che tu avevi realizzato, poi andava a finire, insomma. Quindi oggettivamente comunque presto o tardi si sarebbe arrivati a questa soluzione, anche perché, ripeto, non è che proprio il regolamento europeo, fra l'altro, c'è già da un po' di tempo, per fortuna, e quindi evidentemente questo tipo di aderenza doveva esserci. Poi addirittura finalmente si è fatto anche un altro passo in avanti, quando non era anche sufficientemente chiaro, ma io per scansionare in maniera massiva i documenti mi ritrovo centinaia e centinaia di faldoni cartacei, però evidentemente io se io volessi avere un valore, diciamo, legale fino a querela di falso, sostanzialmente della mia copia informatica frutto della scansione che ho fatto, devo ricorrere ad un notaio, un pubblico ufficiale.
artificiale. E evidentemente questa cosa non può essere fatta per centinaia e centinaia di documenti cartacei che ho, quindi devo ricorrere alla scansione massiva, certamente, e poi sostanzialmente certifica il lavoro di organizzazione, di fascicolazione e di pulitura del documento che tu hai fatto, in modo tale che evidentemente questo certifica questa attività iniziale, no? E poi è chiaro che se tu vuoi un'attestazione che abbia un valore pesante, forte, un valore probatorio cosiddetto privilegiato, ti rivolgerai al notaio per avere la tua certificazione di processo, il quale a campione potrà visionare alcune copie informatiche di documenti analogici, però poi un qualsiasi direttore tecnico di un progetto di scansione massiva può fare il suo rapporto di verificazione, otterrebbe un valore probatorio semplice, cioè sarebbe fino a disconoscimento, varrebbe, però evidentemente è una certificazione, cioè è comunque un'attestazione di veridicità della copia informatica rispetto al documento analogico da cui è tratto il documento informatico. Per cui anche questo, sebbene non abbia rappresentato una novità, perché poi in definitiva il raffronto dei documenti rimane come attività, perché è anche giusto che sia, cioè tu effettivamente nel confrontare il documento analogico rispetto a quello informatico verifichi il form e contenuto, insomma questo devi poterlo fare visivamente, se è leggibile, no? Se molto banalmente la scansione è venuta bene, questo devi poterlo fare, però ecco, il fatto di averlo messo per iscritto, il fatto di avere anche detto, signori, l'importante è che voi abbiate un'attività ben chiara di scansione massiva dei documenti, cioè come ogni progetto bisogna che voi lo possiate gestire in maniera puntuale in tutte le fasi dove sono previste attività di controllo, di analisi. Ecco, se voi fate questo, voi il fornitore che provvede alla scansione, oppure anche il singolo ente locale che può provvedere anche alla scansione massiva del proprio archivio, ecco, se c'è questo tipo di controllo, di accortezza, evidentemente è sempre possibile rilasciare un'attestazione di conformità con il suo valore. Per cui anche questo è stata una notazione nuova rispetto alle vecchie regole tecniche, che va in questa direzione. Oggi se qualche soggetto dovesse dire ma noi non si è capito come si debba fare questa scansione massiva perché non sappiamo, non sappiamo come si debba fare praticamente, ecco, c'è l'allegato numero 3 che riguarda proprio questo aspetto, quello della certificazione di processo. Poi un'altra cosa interessante, sai Roberto, che ho visto che è stato fatto in maniera importante, è la metadatazione, perché questa cosa è un po' sconosciuta, ma che effettivamente i software di scansione, ma anche i software di gestione del protocollo fanno, e i migliori protocollatori fanno, perché sanno di che cosa si tratta. La metadatazione è fondamentale per tante ragioni, ma per ultimo era quello di cui dicevamo prima, cioè effettivamente l'informazione è un valore e può il suo valore cresce nella misura in cui effettivamente sono di più maggiori i dati che noi mettiamo, quelli evidentemente importanti, quelli che ci riguardano, quelli che riteniamo essere utili, però effettivamente se noi al documento che abbiamo scansionato provvediamo a arricchirlo, ecco, con informazioni aggiuntive, evidentemente noi facciamo soprattutto per la cosiddetta conservazione perenne, facciamo una cosa meritoria, verrebbe da dire, perché poi nell'attività di ricerca, di statistica e quant'altro saremmo avvantaggiati. Ecco, l'allegato 5 è proprio pieno zeppo di metadati che vengono, alcuni obbligatori, altri no, si intende, che devono accompagnare i dati. I formati di file e riversamento, sai, qui prima non so se qualcuno di voi ha avuto modo di guardare l'allegato delle precedenti regole tecniche, ma c'erano giusto alcuni formati di file. Ma qui evidentemente quelli consentiti, quelli che si possono utilizzare, quelli che possono essere messi a disposizione da parte di tutti gli enti nazionali,
sono moltissimi di più rispetto a prima, e si è fatto un elenco anche lì, diciamo, quantomeno almeno fino ad oggi, diciamo, aggiornato. Però, ecco, siccome noi dimentichiamo spesso che anche l'informazione, il dato, il documento informatico e anche il file audio o video, ecco, anche questi sono da evidentemente conservare e da gestire in maniera appropriata, quindi anche il database va conservato così come necessariamente a volte, no? E anche quello è importante da, cioè fin dalla sua formazione, considerato che poi anche lo stesso database può essere oggetto di ricerca, evidentemente, e di visualizzazione, va pensato, ragionato, metadatato, come giusto che sia. Quindi, da questo punto di vista, insomma, si è fatto un bel passo avanti. Poi, in verità, il fatto che però peccato non sia stato utilizzato una piattaforma che a me piace tanto, quella di Read the Docs, per la visualizzazione delle linee guida, un po' dispiace, perché secondo me lo ritengo molto, 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 insomma, fruibile, molto facile. Sono sempre i soliti PDF, per carità, da poter scaricare e visualizzare, però. Poi probabilmente si arriverà a questo. Ne avevamo parlato in occasione di un altro webinar. Sì, sì, è una piattaforma che insomma piace a me, è un visualizzatore, né più né meno, ecco, però questo succede. Quindi una bella, evidentemente, guarda, io credo che veramente sia una risposta ai regolamenti europei sulla circolazione dei dati, e questo, in questo periodo, io credo che veramente sia molto molto importante. Se non fosse avvenuto questo cambiamento, specialmente, ricordo, anche se magari ai meno, diciamo, addetti ai lavori, il fatto che si sia abbattuto il tabù dell'accreditamento, questa cosa qui magari può non dire molto, però evidentemente invece, se non fosse stato veramente per il regolamento europeo sulla libera circolazione dei dati, probabilmente questo fatto non sarebbe accaduto, perché qualche resistenza, come forse giusto che voi possiate immaginare, c'è stata. Beh, ovviamente è comprensibile che la categoria dei conservatori accreditati, che aveva comunque un vantaggio competitivo, no? che ha dovuto magari superare delle barriere d'ingresso a suo tempo più alte, sì, naturalmente, sì, vorrebbe mantenere, sì, sì, avrebbe voluto mantenere questo vantaggio competitivo, però è ovvio che da un punto di vista, dipende poi, secondo me, che da noi come la pensiamo in generale su cosa deve fare lo Stato e cosa invece devono fare i privati, no? Se noi siamo convinti che lo Stato debba porre barriere, allora andava meglio lo status quo precedente. Se invece siamo convinti che lo Stato debba battere le barriere e far sì che poi sia il mercato a regolamentarsi per quanto possibile, allora naturalmente abbiamo fatto un passo avanti. È proprio così, effettivamente. Certo, ancora dovranno uscire una serie di un regolamento, quanto sembra, questo dice il decreto legge, da ultimo un regolamento dove si chiariscono quali debbano essere questi requisiti di sicurezza, però evidentemente, come appunto vi stavo accennando, sono proprio relativi all'attività, quelle certificazioni di cui vi parlavo, quindi fondamentalmente questa è la strada che poi verrà seguita. E del resto questo è stato chiesto dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, per cui evidentemente questo bisogna ammettere e va in questa direzione, come del resto era stato fin da subito chiarito, ecco. E quindi, insomma, sì, si è fatto un bel passo avanti in questo senso. Ora vediamo gli altri. Se volessimo metterci per un attimo invece dalla parte di chi offre il servizio, sì, di gestione del dato, diciamo di conservazione. Ecco, se dovessimo, ad esempio, oggi far nascere un'azienda in questo nuovo contesto, un'azienda che si occupa appunto di conservazione del dato, un conservatore non necessario, quindi non più accreditato in base al vecchio elenco, ma appunto nella, chiamiamolo libero mercato, passami il termine. Ecco, secondo te è un buon momento per fare questo tipo di business? Ma guarda, non, io credo che invece il business stia in un altro, nella, non tanto nell'infrastruttura, no? Perché evidentemente ci sono tanti fornitori grandissimi che sarebbero in grado già,
ben noti che sono in grado di fare questo in maniera molto efficiente, ma nella visualizzazione, nella ricerca, nelle piattaforme di aggregazione del documento, del dato, e c'è tantissimo, ci sarebbe tantissimo da fare in questo senso, tantissimo, cioè, e quindi quegli applicativi in grado di evidentemente sviluppare delle ricerche, delle soluzioni in tempi rapidi ed efficaci, quelle sono quelle veramente le soluzioni sulle quali bisognerebbe puntare. Quindi il lato software si direbbe più che infrastrutturale, quello sicuramente, anche perché di dati siamo sommersi, no? Vabbè, questo lo sappiamo tutti quanti noi, quindi però credo che manchino delle forme di aggregazione, di ricerca, di consultazione capaci di fornire il valore aggiunto. Quindi in un certo senso potremmo fare un parallelismo tra il mondo, per esempio il mondo bancario, no? Dove abbiamo grandi, grandi soggetti di grandi dimensioni che fanno, formano uno scheletro, costituiscono uno scheletro del sistema appunto finanziario italiano e non, e poi soggetti più piccoli che invece offrono servizi ad esempio di aggregazione del dato, no? Per esempio resi possibili adesso da un bel po' dalla PSD2, della possibilità che si sviluppino soggetti che usano il dato, parlando sempre di sistema bancario, il dato gestito e tenuto dalla banca per offrire servizi evoluti al cliente. Probabilmente in questo scenario ci sono possibilità simili, quindi abbiamo i grandi conservatori che continueranno a fare probabilmente quel mestiere, e poi la possibilità che si apre invece un mercato di piccoli soggetti, di startup e così via, che invece facciano integrazione, offrono servizi a valore aggiunto basandosi sui soggetti più consolidati, sui soggetti appunto che offrono servizi di base. Guarda, è proprio così. Io ho visto e ho sentito che c'è proprio quasi sete di questo tipo di soluzioni da parte anche di alcuni enti statali, perché evidentemente, ripeto, non è che manchino i dati, il database comunque evidentemente ce l'abbiamo un po' tutti, e quindi questo tipo di informazione, dato grezzo, ce l'abbiamo, però ecco, la possibilità di ricercarlo, di visualizzarlo manca ancora. Io vedo che c'è una proprio necessità in questo senso di venire fuori, di andare allo scoperto, e soprattutto anche perché è una questione di visibilità che l'ente potrebbe acquisire se avesse questo tipo di apertura, verrebbe da dire, no? Se tu non sei accessibile, non sei noto, non puoi pretendere che gli altri ti conoscono e si interessino a te, e non fai formazione, non fai informazione. E quindi evidentemente questo è un'attività sulla quale bisogna spingere tantissimo, e comunque vedo che ci sono tante piccole startup che effettivamente in un certo qual modo provano ad entrare e a proporre delle soluzioni oltre ai big, sì. Quindi, tra l'altro c'è anche nel caso appunto della conservazione del dato, c'è anche un interessante, tu prima vi hai accennato, c'è un interessante collegamento invece con la questione dei beni culturali, perché poi non ci si pensa, no? Magari noi profani non ci pensiamo subito, però buona parte dei dati che la pubblica amministrazione gestisce sono beni culturali, perché hanno un valore in qualche modo di testimonianza, no? Storica, archeologica, archivistica, quello che ci pare, insomma, la testimonianza di civiltà, no? In senso lato, quindi hanno valenza anche di bene culturale, quindi sono soggetti anche a quelle norme di tutela e conservazione. Sì, ma guarda, ci sono sul. Io ho visto che vi sono alcuni siti web di alcune biblioteche nazionali, non italiane, ma veramente straordinariamente ben fatte, anche concettualmente ben fatte, che consentono una ricerca, proprio perché evidentemente la catalogazione, la metadazione è stata fatta in maniera intensiva, straordinaria, efficiente, veloce.
una visualizzazione del dato che è veramente sconcertante, per cui ci sono alcuni, ce n'è uno del tedesco che è effettivamente molto molto ben fatto, e io credo che si debba poter arrivare a questo perché il dato lo si accede ormai sul web, dal web, quindi evidentemente non si può pensare di rimanerne esclusi. E in questo senso credo che veramente ancora, però in Italia siamo rimasti indietro, l'archivio centrale, ma anche altri, anche lo stesso ministero da questo punto di vista ancora deve fare tanto, direi tantissimo. Beh, è un progetto che, sul quale però evidentemente anche l'Europa insiste da tempo, per cui noi, fatta diciamo la norma, il regolamento, avendo tutto ciò che ci consentirebbe di procedere speditamente, ancora su questo versante manca la volontà politica poi evidentemente, perché fin tanto che c'è l'archivio notarile che conserva, fin tanto che c'è ci sono i server che comunque abbiamo, insomma, che l'ente PA, l'ente della pubblica amministrazione ha presso INAIL, presso SOGEI e quant'altro, però poi evidentemente c'è un problema di spazio quasi fisico, no? E anche di sicurezza, per cui poi anche perché la legge prevede che poi questi dati dopo un certo periodo di tempo debbano passare in conservazione perenne, e quindi il soggetto che conserva deve essere altro, e allora a quel punto dovrà, come stavo dicendo prima, dovrà predisporsi perché a livello sia infrastrutturale ma soprattutto di visualizzazione abbia delle piattaforme idonee, perché il dato conservato ma non fruito fino a se stesso non vale nulla, cioè paradossalmente il suo valore intrinseco potrebbe essere altissimo, poi se di fatto non vi posso accedere, non posso fare ricerche, statistiche e quant'altro, evidentemente non me ne servo. Questo è un po' il paradosso della biblioteca di Babele di Borges, no? Un insieme sterminato di tutti i documenti possibili, però impossibili da fruire, da accedere, perché mancava cosa? Mancava evidentemente un criterio di ricerca, una metadatazione. Esatto. Quindi tanto è vero che se uno volesse investire proprio in archivista digitale, oggi secondo me farebbe bene come professionalità, intendi. Come professionalità, sì. Ma noi all'interno dell'associazione abbiamo questa competenza perché abbiamo te. No, vabbè, insomma, è buono perché non è così. No. Però effettivamente vale la pena di svilupparla anche al di là, diciamo, della professionalità del singolo, io penso anche come capability di una organizzazione, qualunque sia. Insomma, la capacità, qualunque organizzazione che abbia a che fare col digitale, quindi qualunque organizzazione, è bene che si doti di un minimo di competenze legate alla conservazione. Sì, esatto. Conservazione e fruibilità. E fruibilità, sì. Perché anche su quello, noi tantissimi siti web, basta visitarli, e noi siamo ben contenti e soddisfatti quando nel giro di poco tempo sul sito dell'INPS, dico uno per dire, si va per dire, troviamo l'informazione che vorremmo, no? Ma questo, quando non accade, evidentemente siamo in grado di dire in pochissime battute, ecco, non ci piace, non va bene, ne sta fatto male, ma è chiaro che così, perché evidentemente se non c'è quell'attività di ricerca che vorremmo trovare, allora non va bene, dobbiamo sicuramente investire in questo senso. Quindi la centralità dell'utente, inteso come appunto cittadino che vuole avere l'informazione, ma da questo punto di vista la cultura, ripeto, sai, secondo me l'abbiamo visto tante volte, in effetti c'è, voglio dire, nel senso che queste cose sono ben chiare alla maggior parte di noi, detti e non addetti. Il punto è che poi quando si tratta di fare il passaggio, di effettivamente ragionare, di avere, di progettare una piattaforma web veramente friendly, che consenta di fare quello per cui è stata progettata, per così dire, e poi evidentemente c'è uno scollamento perché
vabbè, ho citato IMSS, ma non spero che nessuno ne abbia, però oggettivamente era un progetto di rifacimento del sito web pure recente, eppure non credo che poi abbia raggiunto l'obiettivo per cui... Sì, immagino che qui il nostro Simone si riferisca un po' all'episodio legato appunto di servizio dell'INPS, no? Ma ad aprile... Però sì, se tu vai a vedere, diciamo, il progetto, diciamo, sembrava che evidentemente dovesse andare in quella direzione, cioè effettivamente di renderlo tutto più facile. Poi però tantissimi siti istituzionali mancano ancora di questo, per non dire... In effetti questo forse è un po' il paradosso, perché se noi confrontiamo un qualunque servizio digitale pubblico, sì, con un qualunque servizio digitale privato, quasi sempre il confronto sarà impietoso nei confronti del servizio digitale pubblico, nonostante il fatto che ci sia negli ultimi anni una grandissima attenzione a quella che giustamente Simone chiama user experience, ma a noi peraltro tra qualche settimana avremo un webinar specifico sull'architettura dell'informazione per i siti web della pubblica sì, sarà interessante, poi se riuscirai ad esserci anche tu sarà sicuramente possibile avere un dibattito su questo. Però da utente io noto un enorme gap tra un sito, se vogliamo, ma forse anche più semplici in qualche modo, ma servizi ad esempio come quelli offerti dai giganti della tecnologia, no? Pensiamo ad esempio a Netflix, o pensiamo anche ad Amazon. Amazon magari è un po' sui generis, comunque i grandi servizi che siamo abituati a usare ogni giorno, che sono costruiti sull'utente, sì, lo si nota che sono costruiti sull'utente, laddove molti servizi della pubblica amministrazione continuano ad essere costruiti invece sulla norma. Ma non è la norma che deve usare il servizio, naturalmente. La norma è chiaramente detta le regole del gioco, però ad usare il servizio sarà sempre un soggetto umano o non umano, nel caso in cui il servizio sia fruito da un software, ma in ogni caso, se pensiamo al soggetto umano, il soggetto umano deve essere lui il centro del servizio, ed è il servizio che deve adattarsi all'utente, non è l'utente che deve adattarsi al servizio, ovvio, no? Voglio dire, forse, scusa se magari su questo punto insisto veramente qualche secondo in più, ma io sono convinto che non ha alcun senso continuare a pensare che nell'età che stiamo vivendo della transizione al digitale siamo noi a dover imparare l'uso degli strumenti digitali. Al contrario, sono gli strumenti digitali che devono imparare ad essere usati da noi, e l'intelligenza artificiale è questo. Certo. Almeno quel tipo di intelligenza, quella forma di intelligenza artificiale che possiamo immaginare oggi e nel breve medio periodo. Cioè la capacità della macchina di adattarsi all'uomo, non deve essere l'uomo che si adatta alla macchina, è la macchina che deve imparare come farsi usare, e questo vale a maggior ragione per il servizio pubblico, perché dopo tutto il privato, se io ho difficoltà ad usare il servizio, non lo uso, vado altrove, ma il servizio pubblico deve garantire, e serve lì, cioè sta lì anche per garantire che i diritti fondamentali del cittadino, il cittadino possa esercitarle, e quindi il servizio pubblico a maggior ragione deve essere in grado di essere usato con la massima facilità da chiunque. Sì, oggettivamente uno sforzo con le linee guida sul design dei servizi pubblici della PA è stato fatto, oggettivamente, a leggerli tu, era lo stesso discorso di cui si faceva prima, però se poi vai a guardare, poniamo ad esempio i siti istituzionali delle scuole, sono tutti diversi fra loro,
E se vuoi andare a cercare un'informazione importante che sta giustamente, perché così è previsto per legge, sotto il menu amministrazione trasparente, ti devi andare a cercare dove sta questa amministrazione trasparente, e per cui in fondo o ai lati, e a volte molto spesso informazioni importanti non sono facilmente rintracciabili, proprio anche per questo, per cui si dice che lo è l'informazione importante, si dice che è centrale per il cittadino, e però poi sembra che ci perdiamo, nel senso che laddove, quando si tratta di finalizzare, no? Di renderla fruibile facilmente, e quindi anche di, perché no, pensare anche al suo corretto posizionamento per una più facile ricerca e individuazione, però lì poi andiamo tutti per conto proprio. E quindi tu vedi che non ti riesci facilmente ad orientare su siti istituzionali. A parte, recentemente è stato fatto uno sforzo per rendere un po' uniformi, però evidentemente ancora c'è tantissimo da fare, per cui ogni volta che tu ti avvicini, apri un sito web istituzionale, ti domandi, ma guarda questo layout, questo template, guarda come io devo andarmi a cercare l'informazione, riuscirò? Quanto tempo impiegherò per cercare quello che vorrei? E quindi oggettivamente questo sforzo ancora deve essere fatto, e quindi però ci sarebbe da poter dire, c'è molto lavoro per noi, per chi come noi che siamo dei consulenti esterni, e voglio dire, c'è un'attività di proposizione consulenziale che ancora molto si può fare, ed evidentemente forse tocca a noi, perché abbiamo questo vantaggio di essere diciamo anche utenti, evidentemente, per cui verrebbe da dire, insomma, facciamoci avanti per prospettare qualche soluzione. Sì, ma guarda, io ti dico come la vedo io. Per me la pubblica amministrazione deve esporre il dato, non il servizio. E il servizio deve essere realizzato, ovviamente, tranne casi in cui il mercato fallisce, quindi tranne quei casi in cui il mercato non ha interesse a farlo, ma tolti quei casi, il servizio deve essere realizzato dal mercato. Con una competizione quindi tra operatori di mercato, e l'utente deve poter rivolgersi all'operatore che ritiene più adatto alle proprie esigenze. Laddove invece oggi la pubblica amministrazione, ma non soltanto in Italia, ci mancherebbe, un po' ovunque nel mondo, si preoccupa anche di fornire il servizio, anche di fornire l'interfaccia, anche di sì, fare ciò che invece probabilmente è solo il suo compito. Sì, è vero che... Però oggettivamente in questo sforzo di unicità e di semplicità, di immediatezza, che in effetti è d'aiuto, no? Per chi fondamentalmente quelle informazioni lì cerca, no? I bandi di gara, dico per dire, oppure... quindi queste cose qui... Oggettivamente se si provasse, diciamo, una forma di standardizzazione proprio in ottica proprio di rendere più fruibile il dato, potrebbe perfino andare bene, certo non in maniera eccessiva, però il punto è che anche quando lo scrivi, lo metti per iscritto, poi però non lo fai, oggettivamente quanti siti, insomma, sono accessibili? Quello è un altro argomento. Ma l'accessibilità poi sì, è un altro mondo ancora. Che... Sono facili da utilizzare, appunto, come dicevo prima, da ricercare. Quanti? Pochissimi, ahimè. Per cui oggettivamente, da questo punto di vista, ancora c'è tantissimo da fare. È anche vero che invece, rimettendoci nei panni della pubblica amministrazione, una pubblica amministrazione che progetta e crea e implementa un servizio digitale ha una quantità enorme di vincoli normativi, perché chiaramente non ci sono solo i vincoli normativi del dominio specifico a cui il servizio si riferisce, ma ci sono tutti i vincoli legati ai requisiti di legge del servizio in quanto servizio digitale, appunto dicevamo l'accessibilità, e poi c'è la protezione dei dati personali, naturalmente ci sono le circolari sui servizi in cloud nel caso in cui il servizio venisse fornito in quella modalità, ci sono regole sulla conservazione, cioè c'è un'enorme quantità di norme che il fornitore del servizio, quindi in quel caso la pubblica amministrazione, è costretta a
statale, quindi è ovvio che non è neanche facile per chi il servizio effettivamente lo offrire. No. Più naturalmente i vincoli di tipo tecnico, quelli intrinseci della tecnologia, no? Che non sono comunque superabili, e poi ci sono i temi legati alla sicurezza, al perimetro nazionale cibernetico, alla direttiva NIS, cioè un'enorme quantità di norme, di vincoli che anche lì la povera pubblica amministrazione deve a sua volta rispettare. No, quindi, oggettivamente non è poi naturalmente, naturalmente il tutti. Tutto ciò che invece è legato alla pubblicazione dei dati aperti, lì è ancora un altro mondo. Certo. D'altra parte è un obbligo di legge, certo, quasi sempre certo. Disatteso, ma è un obbligo di legge. Sì, senz'altro è così, oggettivamente è così, però effettivamente verrebbe da dire, insomma, considerato che ancora questa adesione non c'è, per tantissimi siti istituzionali o oggettivamente una proposizione da parte del mondo privato, ecco, questo tipo di lobby sarebbe utile, questo tipo di aggregazione ci vorrebbero, questo tipo di, diciamo, di sensibilità della cittadinanza attiva dovrebbe poter dire: signori, insomma, non è possibile, ripeto, che non ci siano due siti di istituti scolastici simili o uguali fra loro per forma, diciamo, per disposizione, per cui anche le medesime informazioni me le devo andare a cercare in chissà quante in quanti spazi, eppure è un gov.it, insomma, quel link lì, come tanti altri, per cui oggettivamente c'è un'attività di proposizione che secondo me è molto interessante da poter fare, sicuramente in tantissimi, poi anche per via di queste nuove linee guida, perché no? Perché oggettivamente anche la formazione del documento, no? Si fa utilissimo, grandissimo uso di repository on cloud liberi anche presso, giustamente presso organizzazioni statali, regionali, come Google Drive e quant'altro. Questo non è altro che un repository, non si fa altro che conservazione. Non è una di quelle di conservazioni di cui parlavamo prima, però vanno in quel senso, presto o tardi poi si passerà, insomma, a server importanti per la conservazione, si passerà a un pacchetto di conservazione curato, però, come dire, se questa attività progettuale la pensi prima, se tu la gestisci prima, sicuramente ti troverai meglio dopo. Peraltro ci sono servizi privati che hanno avviato in maniera del tutto indipendente, che hanno avviato delle forme di conservazione interessanti, ad esempio GitHub, non tutti sanno che ha avviato da poco un programma di conservazione su microfilm di tutto il proprio archivio, quindi tutti i repository presenti su GitHub, in una miniera dell'Artico. In una miniera abbandonata. Sì. Nell'Artico, quindi vicino peraltro alla, credo sia territorio norvegese, vicino alla locazione in cui è presente la Banca Mondiale del Seme, non dei semi dell'agricoltura, esatto, ecco, Eva, dei semi, Eva ci ricorda appunto. E anche da quel punto di vista, naturalmente quella è un'iniziativa che è nata nel privato, è nata dal mercato, non ha chiaramente nulla a che vedere con quello che noi in Italia chiamiamo appunto conservazione documentale, però è una forma di conservazione essa pure, è qualcosa che... è corretto quello... che hai detto appunto anche tu, Nazareno, hai scritto qui in chat, ovviamente questa conservazione nel rispetto delle norme archivistiche, oggettivamente certo, perché poi forse tu avrai fai riferimento al fatto che evidentemente il fatto che ci sia anche rispettato il vincolo archivistico fra tutti i fascicoli e le classi documentali che vanno in conservazione è fondamentale, eppure questa cosa qui, nonostante noi la leggiamo sulla 445 per esempio del 2000, che quella è il testo unico, no? Della documentazione amministrativa, si deve poter avere un manuale di gestione, un piano titolare, un piano di classificazione e quant'altro, però poi alla fine
Effettivamente queste cose sono note, ma oggettivamente per chi ha una piccolissima esperienza come la mia, insomma, presso un ente pubblico, ahimè, poi effettivamente queste cose qui, sebbene note, poi non se ne hanno traccia granché tra i repository, tra i gestionali utilizzati. Per cui non lo so, sembra che, ecco perché l'archivista digitale probabilmente, se si facesse avanti, se vi fossero, diciamo, probabilmente, non lo so, potrebbe nascere qualcosa di interessante un po' di più. Però è correttissima, ecco, questa cosa qui, cioè che evidentemente conservazione sì, da un punto di vista tecnologico e organizzativo, ma anche archivistico, sì. Bene. Gaetano, io ti ringrazio ancora tanto, non so se abbiamo domande dal pubblico, in effetti ce ne sono state diverse nel corso della tua presentazione, per esempio c'è Simone che ci faceva notare che la user experience è fondamentale per il customer journey di qualsiasi utente, un pulsante messo da una parte piuttosto che da un'altra è una cosa fondamentale. E io a questo proposito vorrei aggiungere che il pulsante deve essere in grado di spostarsi da solo in base ai pattern di utilizzo, al modo in cui l'utente usa i servizi. Il servizio deve essere in grado di riorganizzarsi. Noi dobbiamo pensare a un servizio digitale come a un organismo vivo, non come ad un cucchiaio o un pezzo di marmo, no? Che sta lì. No? Non è travertino il servizio digitale, è qualcosa di estremamente plasmabile, estremamente flessibile e dotato in modo intrinseco di capacità di auto-organizzazione, di riorganizzazione di sé. Però queste capacità, in realtà, i servizi pubblici digitali difficilmente li usano. Ed è un peccato perché da questo punto di vista il vantaggio delle piattaforme digitali private è che naturalmente adattandosi all'utente fanno di tutto e anzi riescono con successo ad allargare la propria platea di utenti, anzi appunto imparano la maggior parte, se vogliamo, delle risorse che le grandi aziende del digitale dedicano alle proprie piattaforme è spesa nell'analisi, no? Nell'analytics dei pattern di utilizzo da parte dell'utente, perché naturalmente i privati devono chiaramente piazzare le informazioni chiave, dei punti chiave, no? Ad esempio pensiamo a un Facebook o a un Twitter, ad esempio, che devono imparare quali sono le tematiche che ci interessano di più e ordinare il contenuto in base a quelle informazioni. Questo sarebbe, secondo me, una grande lezione che la pubblica amministrazione dovrebbe imparare dal privato, quindi la capacità di venire incontro, di imparare e di adattarsi all'utente, di adattarsi al cittadino, non il contrario. Sottoscritto bene. Grande. Bene, Gaetano, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a tutti per vedo commenti entusiasti in chat. Noi vi diamo appuntamento per il prossimo webinar che è il 21, lunedì 21 settembre, sempre alle 21, con la nostra Eva Pirajol, che ci parlerà di reti d'impresa e digitalizzazione. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Grazie. Grazie. Ciao, ciao a tutti. Ciao.